Buongiorno, ci avviciniamo al 15 di marzo e quindi oggi parleremo di un personaggio che ha avuto un peso determinante nella storia e che ha finito i suoi giorni tragicamente il 15 di marzo, in questo caso del 44 a.C. L'avete già capito di chi sto parlando e d'altra parte uno, ancora oggi, uno dei personaggi più citati, come lo era ai tempi dell'analogico, diciamo, dei libri, oggi, pur con la digitalizzazione, è ancora oggi tra i più citati personaggi di cui è accertata l'esistenza in vita nella storia, e quindi dopo Gesù Cristo e Napoleone, abbiamo Giulio Cesare. E cercheremo di capire oggi se Giulio Cesare è stato, come alcuni dicono, come diceva Bertolt Brecht, un affarista, oppure è stato un tiranno, qualcosa più che dittatore, o se invece tutto sommato è stato un uomo d'onore, come Antonio, Marcantonio, nella prolusione funebre dice dei suoi uccisori. Ecco, è stato un tiranno, è stato un massacratore, in parte sì, lui stesso nel De Bello Gallico, soprattutto molto meno nel De Bello Civile, parla delle azioni militari che sono state nell'arco di circa 7 anni, dal 58 al 51 a.C., estremamente intense in tutta la Gallia, la Britannia, percorrendo migliaia di chilometri con le sue legioni. E lì lui subito, dalla prima azione, quella contro gli Elvezzi, ci dice che fu una vera ecatombe, perché di 380.000 uomini, donne, bambini che si spostavano dal territorio della Svizzera francese verso l'attuale Francia e quindi andavano a impattare con la Gallia Narbonense, quindi un territorio di una provincia romana. Ecco, Cesare interrompe, interviene su questa transumanza di persone, su questo spostamento di popolo, e li attacca avendone vittoria e peraltro riducendoli, lui scrive, da 380.000 a poco più di 150.000. Quindi un genocidio, lo possiamo dire tranquillamente, sempre che le cifre siano reali. È possibile anche, secondo alcuni studiosi, che in realtà le cifre siano state da lui esagerate per fare impressione su coloro che a Roma già, nonostante il triumvirato, avevano in mente di metterlo da parte o addirittura dichiararlo nemico della patria. Anche nei successivi passaggi bellici, la Britannia e soprattutto fino a Alesia, quindi alla sconfitta di Vercingetorige, capo dell'alleanza dei Galli, gli episodi di decimazione, se non di stragi vere e proprie, di massacri, sono accertati. Ma è chiaro che noi abbiamo a che fare con un periodo in cui non c'era. Siamo prima del cristianesimo, quindi la sacralità della vita non era un valore, e alcuni storici, Appiano stesso, ci dice: beh, sì, ha fatto molte, molte vittime. Plutarco parla di 1 milione di vittime. Forse il calcolo è persino arrotondato per difetto. Ma lui dice a Appiano: beh, anche questo aumenta la sua gloria perché ha sconfitto decine di popoli nel corso di questi anni. Poi, che dire, è stato un tiranno? È stato un dittatore, quello sì, ma la dittatura era una figura giuridicamente prevista dall'ordinamento repubblicano, cincinnato nella lotta contro gli equi, era stato nominato dittatore, quindi era una figura che prevedeva una carica di 6 mesi, durante la quale i consoli, quindi il Senato, si ritiravano, cioè si rendevano conto di non poter sopportare, di non poter gestire la situazione, normalmente la situazione di guerra imminente o di guerra dichiarata, e affidavano quindi il comando a un dittatore.
diverso il discorso della tirannia. Però attenzione, perché tiranno, la figura di tiranno nasce nella Grecia antica, quindi nel VII secolo, quando le oligarchie, le aristocrazie locali causano spesso tra di loro in lotta, le famiglie in lotta causano vere e proprie guerre civili. E il tiranno interviene superando le divisioni di parte e governando per periodi più o meno lunghi le polis. E di questo abbiamo delle testimonianze abbastanza positive. Quindi ecco, oggi tendiamo a confondere i due piani, tiranno, dittatore e chissà che altro. In realtà dobbiamo tenerle ben distinte. E certo, lui, soprattutto nell'ultimo periodo, una volta rientrato a Roma, dopo la fine delle guerre civili, ha questa idea di, come dire, riassumere in sé non solo la dittatura perpetua, cosa che fa, ma di fatto di agire da sovrano, anche se rifiuta sempre l'attribuzione del titolo di Rex, anche nei famosi Lupercali del febbraio, in cui è lo stesso Marcantonio che vuole cingerlo della corona di re e lui rifiuta. Quindi ecco, abbiamo di fronte un uomo che, secondo le testimonianze di Plutarco, di Svetonio, di Plinio il Vecchio, di Appiano, è un uomo di una ambizione fortissima, quasi sconfinata, e quindi tutto subordina al successo suo personale. Anche l'altro aspetto di cui abbiamo citato, l'affarismo, sì, è vero, si ottiene da Crasso, che è il triumviro, diciamo, miliardario, numerosi prestiti senza interesse, in modo da poterli girare ai suoi clienti, e questo fa sì che i suoi legami con varie province dell'impero siano profondi e gli serviranno moltissimo nel momento della guerra civile, quando si troverà di fronte Pompeo con le sue clientele molto ramificate nel mondo. E quindi certamente è un uomo che ha utilizzato il denaro, lo ha utilizzato in maniera scientifica, anche quando nel 49 a.C. arriva a Roma. Si arriva all'erario, all'erarium sacrum, e si fa consegnare ben 45.000 lingotti d'oro e d'argento più 30 milioni di sesterzi. Quindi abbiamo un atto sfrontato, sì, ma in quel momento lui era il padrone della situazione, perché Pompeo, Catone, ma il console Marcello, persino Cicerone si erano imbarcati da Brindisi, e quindi avevano lasciato a lui il campo in attesa dello scontro finale. Oggi naturalmente noi abbiamo ancora grandi eredità, persino dal punto di vista non solo militare, ma nelle gerarchie. Lo zar di Russia era resa russa in lingua russa del termine Cesare, come il Kaiser, no? I due cugini, Nicola II e Guglielmo II, il Kaiser di Germania, si pur essendo cugini diretti, si scontrano nella prima guerra mondiale e si elimineranno, diciamo, a vicenda. Ma il nome di Cesare è rimasto anche nell'indicare forme di governo unipersonali, come appunto il cesarismo, di cui Max Weber e poi più vicino a noi Antonio Gramsci hanno teorizzato lo sviluppo, e a sua volta delle forme di, diciamo, di dittatura che prendono alcune parti di questo, il peronismo, in cui l'ideologia è completamente abbandonata e il dittatore è amico di tutti, in teoria, no? Ricordate Evita, che di fronte alle platee dei Descamisados, che parla come la madre, la madrina di tutto il popolo. Accanto a questo, forme di sultanismo o di vero e proprio bonapartismo, cioè di dittature che vengono dopo delle vere e proprie rivoluzioni, in cui è sovvertito l'ordine precedente, il vecchio ordine, e quindi un governo unipersonale si instaura più facilmente sulla tabula rasa. Quindi ecco, noi abbiamo da gestire un'eredità culturale tra luci e ombre forti, ma mi piace concludere questa breve chiacchierata ricordando quello che diceva Carcopino, uno storico francese, che senza Cesare, probabilmente con la romanizzazione di parte dell'Europa, non avremmo avuto poi,
la storia che abbiamo, la storia occidentale. E se invece Cesare stesso non fosse stato ucciso, ma avesse portato a termine l'ultima sua impresa, o perlomeno quella che aveva in mente, cioè la conquista del regno dei Parti, forse anche il Medio Oriente sarebbe stato interamente romanizzato, e chissà, magari l'Islam non sarebbe mai nato. Arrivederci.